Buongiorno a tutti. Traendo sempre spunto dalle nostre fonti critiche, che indicheremo nel corso della puntata come abbiamo sempre fatto, e cercando di rimanere nei tempi perché il tema è piuttosto articolato e complesso, vedremo di capire lo stato di salute di alcune sicuramente tra le più misteriose e affascinanti teorie che la scienza ha affrontato nel corso della sua storia, ovvero quelle legate all'origine della vita. Questo è un campo di studi attivo ormai sicuramente da più di un secolo e che è tuttora attivo, anche tralasciando, escludendo il piccolo stagno caldo, il Warm Little Pond, proposto da Charles Darwin, scrivendo a Joseph Hooker. I primi libri sull'argomento sono stati scritti addirittura dagli anni 20 e 30 del secolo scorso, come quelli di Oparin, Alexander Oparin, e John Haldane. Ovviamente le ricerche sono continuate in tempi recenti, come ad esempio quelle di Gerald Joyce, che vedremo più avanti, e quelle più attuali di Lee Cronin, tanto per menzionarne uno. Eppure, se analizzassimo obiettivamente quello che è successo appunto nel corso di questa impresa scientifica, e le confrontiamo con quelle con le conquiste della scienza, con quello che la scienza ha conquistato nel corso della storia, senza timore di essere smentiti, possiamo dire che sicuramente la scienza ha fatto passi da gigante in tutti gli ambiti della conoscenza, forse, o comunque nei principali, tranne in uno, proprio l'origine della vita, le teorie sull'origine della vita. Affrontiamo questo argomento perché, come abbiamo accennato già nella puntata di presentazione, la puntata zero, che tra l'altro invitiamo a chi non l'avesse vista di vederla per essere introdotto meglio a questa serie, e come anche indica l'articolo del 2020 di Matteo Bedetti, intitolato Intelligent Design, nascita e sviluppo del movimento, che ha scritto per conto del nuovo giornale di filosofia della religione pubblicato dall'Università di Urbino e che usiamo come una delle nostre fonti critiche, che sarebbe questo, dice, come vedete, inoltre l'ID è una teoria che va oltre la spiegazione dell'evoluzione. Essa, infatti, si avvale delle evidenze scientifiche presenti in altri campi come la cosmologia o lo studio dell'origine della vita, che è proprio appunto il nostro caso. Quindi, per verificare se la nostra netta opinione che abbiamo espresso prima, quindi un insuccesso di questa impresa scientifica, può essere confermata, iniziamo a riassumere lo scenario un po' recente di questa indagine scientifica, citando degli illustri pareri in merito ed evitando articoli dei media di massa che purtroppo danno un po' l'impressione, mi danno l'impressione di voler un po' colpire l'opinione pubblica con delle dichiarazioni sensazionalistiche, perché dipingono continui raggiungimenti positivi, però poi di fatto andremo a vedere, insomma. Per iniziare citerei quello che una dichiarazione di Massimo Pigliucci, che è un professore di filosofia al City College di New York, divulgatore scientifico piuttosto famoso soprattutto in America, ha scritto, come potete notare, che nonostante appunto alcuni quesiti si trovano al centro delle indagini scientifiche, nonostante ciò sembrano essere così inafferrabili e frustranti per gli scienziati da indurre solo pochi di loro a dedicare la propria carriera a, definisce, uno sforzo apparentemente infruttuoso. L'origine della vita è certamente il prototipo di questa categoria di problemi. Tale campo di ricerca è ricco di idee che poco hanno a che fare con la scienza. Quindi questo è un po' come viene definito da Pigliucci. Ma qualcuno potrebbe dire, forse anche rischiando un po' la fallacia del nessun vero scozzese, che vi invito a scoprire personalmente, che però, diciamo, possiamo concedere, Pigliucci è un filosofo, sebbene un divulgatore. Che dire del parere di professionisti o esperti, scienziati esperti nello specifico campo? Poi una dichiarazione del 1996, c'è qualcosa di più recente? Beh, vediamo sicuramente
uno più competente sul tema in oggetto, che è George Whiteside. George Whiteside è probabilmente uno dei migliori chimici al mondo, professore emerito di chimica ad Harvard. Qui in questa dichiarazione si esprime in merito al famoso Origin of Life Project, proprio questo progetto della ricerca sull'origine della vita di Harvard, e dice che è uno dei problemi più grandi della scienza. Molti chimici credono, come me, che la vita è comparsa spontaneamente da miscugli di molecole nella terra prebiotica. Come? Non ne ho idea. Forse tramite la comparsa spontanea di semplici cicli autocatalitici e poi attraverso la loro combinazione. Sulla base di tutta la chimica che conosco, mi sembra incredibilmente improbabile. Ce ne sarebbero veramente tante altre, ma mi piacerebbe citare quello che dice Eugene Koonin, che è uno dei biologi americani più famosi, dove dice nel suo libro del 2011, quindi materiale più aggiornato, The Logic of Chance, dice l'origine della vita è uno dei problemi più difficili, viene spesso visto con scetticismo e perfino derisione. Questo atteggiamento è comprensibile, in un certo senso perfino giustificabile, considerando lo sporco segreto raramente menzionato. Il campo dell'origine della vita è un fallimento, qui è chiaro, eh? Non abbiamo ancora nemmeno un modello plausibile e coerente, figuriamoci uno scenario validato per la comparsa della vita sulla Terra. Le difficoltà legate a questo evento sembrano rendere il risultato finale quasi un miracolo. Abbiamo visto, quindi, alcuni pareri di esperti veri. Ma che dire della scienza divulgativa in generale? E magari esperti di altri rami del sapere? Potremmo prendere come riferimento un articolo pubblicato da Le Scienze nel 2015, intitolato 15 risposte al non senso creazionista. Anche questa è una delle nostre fonti critiche che prendiamo come ispirazione, diciamo così, per presentare come in realtà stanno le cose in merito all'intelligent design. Parla, nella sua difesa della teoria dell'evoluzione, parla anche dell'origine della vita e ammette che rimane un mistero, per poi però tentare di difenderne le ipotesi più speculative. Vediamo, eccolo qui. Al punto 7 dice: i biochimici hanno imparato molto su come si possono essere formati acidi nucleici, amminoacidi e altri elementi primigeni alla base della vita e come si sono organizzati in unità autoreplicanti e autosufficienti, gettando le basi della biochimica cellulare. Le analisi astrochimiche suggeriscono che un bel po' di questi composti potrebbe aver avuto origine nello spazio, per poi cadere sulla Terra, eccetera, eccetera. Uno scenario che può risolvere il problema di come questi componenti abbiano fatto la loro comparsa nelle condizioni che prevalevano quando il nostro pianeta era giovane. Allora, va bene, interessante, però il fatto che i biochimici possano aver imparato di più in merito a come alle possibilità di cosa sarebbe potuto avvenire è importante, interessante, però da quello a sapere cosa sia veramente avvenuto ci sembra che ci sia una bella differenza. Infatti viene premesso che è un mistero. Poi c'è una frase che dice: i biochimici hanno imparato molto su come si sono organizzati in unità autoreplicanti e sufficienti. A noi sembra un refuso da correggere, semmai, come col condizionale nella frase precedente. Quindi i biochimici hanno imparato molto su come potrebbero essersi organizzati in autoreplicanti e autosufficienti. Perché altrimenti, se questo fosse già chiaro, come mai Pigliucci, Whiteside, Koonin e molti altri che abbiamo appena citato si sarebbero espressi in quel modo? E poi vedremo anche più avanti che simili certezze non sono ancora possibili dal punto di vista scientifico. Inoltre parla di analisi astrochimiche, ma che cosa potranno mai suggerire queste analisi astrochimiche se non una completa assenza di prove di vita dall'esterno del nostro pianeta, sia da un altro pianeta che da meteoriti o da oggetti che hanno permesso dei rilevamenti. Rennie risponde, una possibile origine nello spazio dei componenti indispensabili alla vita, condizione che potrebbe risolvere il problema di come questi componenti abbiano fatto la loro comparsa sul nostro pianeta. Ovviamente qui sta parlando degli amminoacidi o comunque dei nucleotidi, dopo vedremo qual è questa differenza. Sì, forse una possibile spiegazione potrebbe essere
fatto che viene una possibile spiegazione che viene spesso addotta è proprio il fatto che alcuni amminoacidi sono stati trovati sui meteoriti. Sicuramente vi ricorderete, vediamo un attimino l'immagine, eccola qua, questa è la famosa meteorite di Murchison, vediamo di zoomare meglio. Ecco, questa era una meteorite che aveva rilevato la presenza di amminoacidi. Però andremo a vedere come questo può essere considerata veramente una prova. In effetti questo era anche quello che pensavano Stanley Miller e Harold Urey, che nel 1953 hanno realizzato il famosissimo esperimento della creazione di amminoacidi in un ambiente che, con condizioni che allora si riteneva potessero essere presenti nell'atmosfera primordiale. Anche Telmo Pievani, il filosofo della scienza con cattedra a Padova, che ha scritto nel 2006 il libro, diciamo così, di critica all'intelligent design, Creazione senza Dio, e che abbiamo usato e useremo ripetutamente come spunto critico, dichiara a pagina 48 quanto segue. Ecco. Abbiamo oggi a disposizione solide ipotesi su come questa prima grande transizione possa essere avvenuta. Conosciamo i protagonisti della storia, i cosiddetti mantoni fondamentali, sempre gli amminoacidi si presume. Sappiamo che erano tutti presenti e siamo riusciti a ricostruire frammenti importanti dei loro primi processi di aggregazione. Però, ammette sicuramente con onestà che non siamo riusciti a ripetere alcuni di questi processi in laboratorio, e quindi si tratta ancora di speculazioni, anche se ben fondate. Ok, però le speculazioni non dovrebbero avere molto spazio nella scienza, se non da un punto di vista di formulazione di ipotesi. Dopodiché, con una stringente logica ammette. Implicitamente ammette il mistero dicendo che l'assenza di prove non è la prova di un'assenza. Non essere ancora in grado di riprodurre in laboratorio il passaggio da materiale abiotico a materia vivente non dimostra affatto l'impossibilità che quella transizione sia avvenuta in modo interamente casuale. Allora, questa logica è stringente sicuramente, però non va applicata solo in un senso. È vero che, quanto dice Pievani, cioè è vero che l'assenza di prove non è la prova di un'assenza, però ovviamente questa cosa non può esserla neanche nell'altro senso. Quindi si potrebbe parafrasare le sue parole in questo modo: non essere ancora in grado di riprodurre in laboratorio il passaggio da materiale abiotico a materia vivente non dimostra affatto la possibilità che quella transizione sia avvenuta in modo interamente casuale. Come non dimostra l'impossibilità, non dimostra nemmeno la possibilità. Parliamo di possibilità, ma si possono quantificare queste possibilità o probabilità? Si può capire l'ordine di grandezza? Ovviamente non abbiamo tempo di fare un excursus completo su chimica, biologia, biochimica e tutti i concetti che stanno alla base di quello che stiamo affrontando, però per brevità le teorie dell'origine della vita sono passate da quelle iniziali di Oparin, Wald e pochi altri, che erano basate sostanzialmente, essenzialmente sul semplice caso, sono state poi negli anni scartate per l'incredibile ostacolo probabilistico che veniva rappresentata la formazione casuale di un DNA sufficientemente lungo a permettere la produzione di cellule, proteine e poi cellule funzionali. Queste teorie sono state poi sostituite da sostanzialmente principalmente due. Le teorie metabolism first, che prevedono, diciamo, uno scenario in cui non meglio specificate piccole molecole autocatalitiche abbiano cominciato a, diciamo così, produrre dei cicli con dei vantaggi chimici e a sostituire, diciamo, una sorta di precursori delle proteine, creando cicli metabolici sempre più complessi che alla fine davano sostanzialmente l'origine a cicli quasi a metabolismi quasi cellulari. Quindi metabolism first. Altrimenti, l'altra teoria principalmente proposta è stata l'RNA first, ovvero uno scenario che prevede la presenza di acidi nucleici più semplici del DNA,
però con la capacità di autoreplicarsi, cioè l'RNA, che ha questa possibilità, in modo, insomma, di risolvere in un colpo solo sia la necessità di una molecola con informazione che di una molecola in grado di replicarsi, anche se a livello molto rudimentale. Ovviamente il risultato per entrambe le teorie proposte è quello di arrivare a una situazione in cui un sistema completo di protocellula viene a formarsi, ovvero un sistema protetto da un minimo di membrana con una molecola che contenga istruzioni e tutte le proteine che ne permettano ovviamente la processazione, la sopravvivenza e la replicazione. Quindi, prima o dopo, sia lo scenario RNA first che lo scenario metabolism first, alla fine dovevano confluire in un sistema, diciamo così, olistico con tutte queste caratteristiche operative e funzionanti. E perché questo? Perché ovviamente solo a quel punto l'evoluzione, quindi selezione, mutazione, selezione naturale può intervenire e, tra virgolette, ipoteticamente migliorare i sistemi fino a portare a forme di vita più semplici e poi via via più complesse, per arrivare poi ovviamente all'attuale biodiversità. Bene, questa è ovviamente la definizione di evoluzione verso la quale l'intelligent design si pone in alternativa diretta. Quindi, affrontiamo però queste teorie che hanno tutte un problema piuttosto grave, ovvero quello di sostanze chimiche che si combinano in tempi enormemente lunghi e che questo determina range di probabilità veramente che vanno al di là della nostra comprensione, soprattutto se non siamo esperti del campo o magari se lo siamo e facciamo finta di niente. Insomma, lo spazio probabilistico che determina che queste sostanze chimiche e questi tempi enormemente lunghi, sembrerebbe una cosa vantaggiosa, una situazione vantaggiosa. Lo spazio probabilistico diceva appunto che deve essere colmato da questa condizione, è talmente ampio veramente da far impallidire qualunque ragionevole variabile di tempo che si possa invocare, anche di quantità di sostanze, ma vedremo perché. Innanzitutto introduciamo il concetto con quello che pensa un biologo cellulare premio Nobel per la medicina, ovvero Christian De Duve, che dice, ecco qui, un singolo inusuale, altamente improbabile evento può concettualmente avvenire, perché molti dicono eventi improbabili avvengono continuamente. Infatti lui cita un'estrazione dei numeri vincenti di una lotteria, una distribuzione di carte da gioco in una mano di brigi. Ma una serie di eventi improbabili, ad esempio estrarre 2 volte di fila i numeri vincenti di una lotteria o la stessa mano di brigi 2 volte di seguito, non avvengono naturalmente. Non è una cosa che avviene. Quindi, questo è da mettere in chiaro. È una questione di numeri in gioco. E comunque anche eventi così rari probabilisticamente, come la vittoria di un'estrazione, una lotteria, sono incomparabilmente più piccoli rispetto a quelli in gioco in questo caso. E vedremo. Del resto, però, se una stessa persona vincesse 2 volte in Italia il Super Enalotto, desterebbe qualche sospetto. Bene, vediamo uno di questi due eventi altamente improbabili che riguarda più che tutto lo scenario metabolism first, ovvero la comparsa di precursori delle proteine in grado di compiere reazioni chimiche, che una volta selezionate per un vantaggio chimico avrebbero potuto, diciamo, formare veri e propri protometabolismi. Allora, innanzitutto accenniamo rapidamente alla dimensione delle proteine. La dimensione delle proteine, come sappiamo, può variare molto. Ci sono proteine più piccole che hanno funzioni minori come questo ormone insulina e altre enormi, delle vere e proprie macchine molecolari come questo ATP sintesi, l'ATP sintase. Ovviamente noi non andremo a prendere le proteine più grandi, nessuno sa quali proteine o protoproteine potevano esserci
in questo ipotetico brodo primordiale. Però possiamo ipotizzare o comunque avvicinarci andando a vedere in questa figura. Vedete, qui c'è la dimensione media delle proteine in praticamente tutti i gruppi di animali viventi. Se prendiamo l'animale, gli animali, gli esseri viventi più semplici, i batteri e gli archei, ma prendiamo gli archei, vedete che la dimensione media delle proteine è inferiore ai 300 aminoacidi, qua number of amino acid, AA. Quindi inferiore a 300 aminoacidi. Ipotizziamo una proteina della dimensione della metà di questa quantità di amminoacidi, di 150 amminoacidi. Perché vogliamo pensare perché vogliamo proporre questa dimensione? Perché ecco, introduciamo direttamente il testo. Ecco qua. Stephen Mayer, filosofo della scienza, importantissimo teorico dell'intelligent design, ha analizzato quello che serve per la produzione, per una produzione casuale di una proteina di 150 aminoacidi. Quindi abbiamo visto la metà degli aminoacidi presenti in una proteina di dimensioni medie negli archei. Allora, facciamo un regalo, ipotizziamo una terra ricoperta di oceani pieni di aminoacidi, non tutti, non tutti gli aminoacidi finora riscontrati in natura, ma solamente i 20 che sono stati trovati negli esseri viventi, 20 su 100, e questo potete capire che è un grosso regalo. Le proteine sono legate da, gli aminoacidi sono legati da un legame peptidico, quindi il legame peptidico ha una probabilità di formazione del 50% e per una catena di 150 aminoacidi ci vogliono 149 legami peptidici, ovvero quindi il calcolo della probabilità ci dice che 50%, cioè 1 fratto 2, elevato alla 149, ok? Il totale è 10, una possibilità su 10 alla 45 per ottenere 149 legami peptidici, cioè 1 seguito da 45 zeri. Poi c'è il problema della chiralità, nel senso che un amminoacido nella natura può esistere in due forme opposte, cioè gli enantiomeri, levogiri ed estrogiri. Hanno stesse identiche proprietà fisiche e chimiche, ma hanno diverse proprietà ottiche e nella vita, negli esseri viventi, ci sono solamente amminoacidi levogiri. Ovviamente in un brodo casuale ci possono essere entrambe le forme. Quindi dobbiamo ipotizzare anche qui un 50% di possibilità, che per una proteina di 150 aminoacidi è sempre un mezzo elevato alla 150, che fa circa 1 per 10 alla 45, 1 per 10 alla 46, che sommato ai 45 zeri del legame peptidico fa 1 elevato per 10 alla 90. Non solo, non abbiamo finito. Ovviamente c'è anche il problema della sequenza, perché qui introduciamo il concetto dell'informazione biologica. Nel 2004, dopo 8 anni di lavoro, Douglas Ax, biologo molecolare, ha pubblicato sul Journal of Molecular Biology un lavoro scientifico che dimostrava che per una proteina di 150 aminoacidi esiste una sola sequenza funzionale su una libreria di 10 alla 74 sequenze, ma non una sequenza specifica, una qualunque sequenza. Quindi una sequenza di aminoacidi possiede una qualunque funzione utile biochimica, solamente 1 su 10 alla 74, che è un numero enorme. Quindi se noi sommiamo 10 alla 90 con questo numero otteniamo 1 moltiplicato 10 elevato alla 164. Come possiamo capire una cifra del genere? Del resto qualcuno dice, vabbè, ma stiamo parlando di oceani pieni di sostanze, di amminoacidi, con miliardi di anni di tentativi a disposizione. A parte che non sono poi così tanto miliardi di anni di tentativi a disposizione, e gli oceani hanno comunque un volume limitato, ma
vediamo quello che ci fa ragionare, come ci fa ragionare William Dembski, che in No Free Lunch ci fa capire come questa cifra va considerata. Ci fa ragionare, ci ricorda che nell'universo fisico ci sono 10 alla 80 particelle fondamentali, 10 alla 80 atomi. Semplifichiamo. Inoltre, i cambiamenti della materia, qualunque siano, in qualunque modo avvengano, non formalizziamoci in questo caso, non può avvenire un evento naturale più rapidamente di quello che i fisici chiamano il tempo di Planck, cioè 1 elevato 10 alla 43. Inoltre, l'età dell'universo è di circa 14 miliardi di anni. È vero, la vita è comparsa, si dice, 3,8 miliardi di anni fa, la Terra ha 4,5 miliardi di anni, ma facciamo finta di dare tutto il tempo da quello che i fisici stimano l'età dell'universo, 10 alla 16 secondi. Se vogliamo considerare tutte queste probabilità e questi numeri in gioco, quindi se per assunto ipotizziamo che ogni evento fisico dell'universo possa richiedere la transizione di almeno una particella elementare, ovviamente la maggior parte degli eventi richiede molto di più di una sola particella elementare, però senza entrare nel merito di cosa, come o quando questo può essere avvenuto, i numeri che qui descriviamo ci fanno arrivare a un numero totale degli eventi nell'intera storia del cosmo che non può superare il limite di 10 elevato alla 139. Questo però significa che quello che abbiamo calcolato prima per una proteina di 150 aminoacidi, che è la metà della quantità di aminoacidi in una proteina media nel più semplice organismo vivente sul pianeta, è più grande di 24 ordini di grandezza, perché 139 su 164 sono 24 circa ordini di grandezza. Quindi significa più di un milione di trilioni di volte. Siamo ben al di là di quello che si può concedere in questo caso, soprattutto visto che abbiamo parlato di limite fisico a qualunque tipo di evento universale. Quindi questo era quello che andava analizzato in merito allo scenario Metabolism First, ipotizzando questa proteina. Ma andiamo a vedere lo scenario RNA First. Se anche ipotizzassimo la presenza di tutti i nucleotidi in un brodo primordiale, e teniamo presente che i nucleotidi sono molto più complessi degli aminoacidi che prima abbiamo, diciamo, nella nostra ipotesi mentale regalato 20 su 100, riscontrati nella vita, ma i nucleotidi sono molto più complessi di un aminoacido, quindi facciamo un altro generosissimo regalo. Robert Shapiro, professore emerito di chimica all'Università di New York, autore di oltre 125 pubblicazioni scientifiche, specificamente proprio nella chimica del DNA, spiega che la sintesi dell'RNA in condizioni ovviamente realistiche e si è rivelato, realistiche rispetto a quanto si suppone siano quelle primordiali, si è rivelato molto difficile, se non impossibile, anche per dei chimici esperti, in condizioni controllate. Per esempio, la sintesi del ribosio, che è uno zucchero presente, che compone la struttura portante dell'RNA, richiede delle condizioni talmente particolari che sono incompatibili con la sintesi stessa dei nucleotidi. Quindi è difficile da conciliare questa situazione. Detto questo, gli esperimenti con gli RNA autocatalitici, chiamati anche ribozimi, hanno dimostrato che queste capacità di autoreplicazione sono molto limitate e ovviamente hanno richiesto interventi e attività di intere equip di scienziati con procedure complesse, elaborate e con anni e anni di lavoro e tentativi. Quindi già da qui capiamo la difficoltà del contesto. Vediamo come Shapiro riassume e illustra questo scenario. Dice: mi fa venire in mente la storia di un giocatore di golf il quale, dopo una partita su un campo da 18 buche, presupponga che la pallina possa rifare il percorso anche da sola.
Per dimostrarlo basta supporre che una combinazione di forze naturali, per esempio terremoti, venti, tornado e inondazioni, potrebbe produrre lo stesso risultato, purché sia dato il tempo sufficiente. Non occorre infrangere alcuna legge fisica perché si verifichi la formazione spontanea dell'RNA, ma le probabilità contro di essa sono altissime. Ma anche se la natura avesse fornito un brodo primordiale di costituenti adatti, che abbiamo visto non è poi così semplice, l'eventualità che si siano combinati spontaneamente in modo da formare un replicatore prevede una catena di eventi così proprio poco probabili da far impallidire quelli necessari per preparare il brodo che abbiamo, di tra virgolette, regalato come ipotesi. Quindi il problema è proprio la sequenza dei nucleotidi a formare una sequenza in grado di replicare. Quindi, oltre a evidenziare gli enormi problemi ambientali e chimico-fisici, Shapiro evidenzia questo problema della sequenza, cioè un'informazione complessa e specificata dell'RNA in grado di autoreplicarsi, ovvero la necessità di un'informazione biologica che, affidata al caso, crea dei baratri probabilistici. Questo è confermato anche da un notissimo biologo, premio Nobel per la medicina, Christian De Dube, che nel 91 fa questa semplice ma chiara dichiarazione. Le teorie prebiotiche necessitano informazione, il che implica che devono presupporre quello che invece devono spiegare. E questo è il più grande problema per quello che ci riguarda. Questo ovviamente va capito perché non si parla di numeri nelle parole di Shapiro. Teniamo presente però che questo scenario avrebbe richiesto la creazione non solo di una stringa di RNA, ma ben di due stringhe RNA, perché una avrebbe funzionato come modello di replicazione e l'altra come catalizzatore. Infatti, Leslie Orgel, un notissimo chimico di fama mondiale con PhD a Oxford, un teorico dell'origine della vita famosissimo, e Gerald Joyce, anche lui PhD all'Università della California, tra l'altro quello che ha sviluppato per primo RNA con capacità autoreplicanti, i famosi ribozimi, dichiara nell'articolo che poi troverete nei crediti finali, Prospects for Understanding the Origin of the RNA World, hanno calcolato che per avere una ragionevole possibilità di ottenere due copie pressoché identiche di molecole RNA con caratteristiche del tipo sopra descritto, ipotizzando una lunghezza di 40 nucleotidi, sarebbe stato necessario un brodo primordiale con una libreria, cioè una quantità di queste molecole, di 10 elevato alla 48. Quanto è 10 elevato alla 48? Perché detto così forse non chiarisce tanto. Corrisponde alla massa del nostro intero pianeta. Quindi bisognerebbe ipotizzare un pianeta come il nostro, ma non ricoperto di oceani, completamente formato da RNA. Quindi non è più una questione di ma quanti tentativi, quanto tempo. Qualunque tentativo, qualunque quantità di tentativi, qualunque processo, qualunque quantità di processi possono tentare di creare questa sequenza di RNA, ne serve una massa, un tentativo, una serie di tentativi come 10 alla 48, cioè una massa come il nostro pianeta di molecole. Però questo calcolo è stato fatto sulla base di un ribozima di 40 nucleotidi. Ma è corretto come numero? No. Non è corretto. E lo dice lo stesso Joyce un po' di anni dopo, perché in una pubblicazione del 2014, molto recente, che troverete anche qui nei crediti finali, intitolata Highly Efficient Self-Replicating RNA Enzymes, dice che la struttura di un reale RNA autoreplicante deve avere 66 nucleotidi, secondo i suoi esperimenti. E 66 nucleotidi rispetto a 40 aumenta notevolmente il computo della libreria necessaria per produrre due copie di tale molecole. Fino a che numero? Fino a 10 alla 79, cioè 31 ordini di grandezza più ampio di quanto ipotizzato. Sapete a che massa corrisponde una tale cifra? Così ci rendiamo veramente conto dei numeri in gioco. Quindi per due RNA di 66 nucleotidi?
La massa risultante è questa. 1 milione di miliardi di miliardi di miliardi di terre completamente piene di molecole di RNA per poter creare appunto questo RNA autoreplicante. Ovviamente non affrontiamo tutti i problemi legati alla protomembrana, alle diverse centinaia di proteine necessarie in una cellula stimata come, diciamo, elementare dai biologi, nonché, forse come abbiamo imparato, il peggiore problema di tutti, l'informazione necessaria alle diverse centinaia di geni del DNA che codificano quelle proteine. Sarebbe forse troppo scoraggiante per chi vuole limitarsi a, per forza, al naturalismo metodologico, e lo vuole fare anche quando è la scienza stessa che dimostra coi fatti che non è la scelta migliore come ipotesi. Infatti, quindi abbiamo capito, gli esperimenti delle varie equip di scienziati hanno dimostrato inequivocabilmente che un'intelligenza è una condizione sufficiente, perlomeno, per definire e applicare sia i parametri fisici e chimici indispensabili che l'informazione complessa o specificata necessarie per questi scenari. Questa non è un argomento dall'ignoranza, questa è una dimostrazione positiva, empirica e falsificabile del fatto che per certi tipi di fenomeni un'intelligenza è una spiegazione di gran lunga migliore rispetto ad altre sugli enigmi dell'origine della vita. Quindi, concludendo, possiamo ritenere valide le critiche che l'articolo delle Scienze e il libro di Pievani, Creazione senza Dio, propongono in merito all'applicabilità dell'ID alle teorie sull'origine? Vi è sembrato che gli esperti dell'origine della vita a livello mondiale sostengano che le risposte offerte dalla scienza sono soddisfacenti e valide scientificamente e propongano scenari realizzabili e realistici? Quindi quale vi sembra sia la spiegazione migliore, il potere esplicativo migliore, quella altamente speculativa del caso e necessità che la scienza non riesce neanche a dimostrare empiricamente dell'origine della vita dal caso, o quella di un'intelligenza come causa degli eventi legati all'origine della vita, condizione sufficiente e al momento probabilmente anche necessaria, per quanto ne possiamo pensare noi, per attraversare l'enorme baratro probabilistico che separa la vita dalla non vita? Arrivederci al prossimo episodio.